Le malattie cardiovascolari rappresentano oggi la prima causa di morte nel mondo, con una stima di circa 17 milioni di decessi all'anno. Sono tuttora anche la prima causa di ricovero ospedaliero in Italia, il 14,5%, circa 1 milione di accessi all'anno. Nel 2017 4 italiani su 10 sono ricorsi alle cure mediche per patologie croniche, di cui quelle di gran lunga più diffuse erano proprio le malattie cardiovascolari. Nella maggior parte dei paesi europei i ricoveri per questo tipo di patologie sono risultati in aumento, mentre i tassi di mortalità sono rimasti stabili. Di contro si stima che nei paesi cosiddetti in via di sviluppo la mortalità per malattie cardiovascolari aumenterà dal 20% al 35% entro il 2020. L'evento biennale Cardio Salerno 2018, organizzato dal dottor Antonio Pipolo, ha avuto come obiettivo proprio quello di migliorare ed aggiornare le conoscenze in tema di patologie cardiovascolari, con un'attenzione particolare alle nuove terapie. Il convegno ha voluto porre anche l'accento sull'importanza di favorire sempre di più l'integrazione fra le diverse figure professionali coinvolte nella gestione multidisciplinare dei pazienti: lo specialista ambulatoriale, ospedaliero ed universitario, il medico di medicina generale, l'infermiere, il biologo e il farmacista. Come vedete dal programma, spazia dalla prevenzione cardiovascolare alla prevenzione anche con altri tipi di medicine, come la vitamina D, che manca in molte persone giovani, e stiamo vedendo che molte persone cardiopatiche non solo hanno un deficit di vitamina D, per affrontare poi altri discorsi sugli antidiabetici, ma il nocciolo di questo evento biennale ha a che fare con le più moderne terapie innovative che si fanno a Salerno nella cardiologia, fermo restando che nell'ambito della prevenzione sulle malattie del colesterolo esistono dei vecchi farmaci che i medici di base conoscono bene e per i quali parecchie volte indirizzano presso il nostro centro nell'ottica di curare meglio i loro pazienti. Sapendo bene che se si gioca sulla prevenzione da un'età fra i 35 e i 50-55 anni si ottiene un risultato, se si fa una prevenzione dopo un evento cardiaco o comunque vascolare il danno è già arrecato, per cui lo scopo di questo centro è proprio quello di giocare in prevenzione in anticipo. Il centro di dislipidemie dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, diretto dal dottor Antonio Pipolo, si avvale di farmaci innovativi per il controllo delle malattie del colesterolo. Si tratta di farmaci biologici che per l'elevato costo sono riservati a pazienti ad elevato rischio cardiaco. Presso il centro afferiscono circa 50 pazienti al mese e 600 all'anno. Sono perlomeno 10 visite una volta a settimana, saranno su 5-6 100 pazienti all'anno, alcuni dei quali ci vengono indirizzati dai medici di base con i quali cerchiamo sempre di collaborare, anche i medici del territorio, per delle moderne terapie. I farmaci nuovi si chiamano, ormai sono in uso da 4 anni, anti-PCSK9, sono un superamento delle vecchie statine e delle vecchie enzetimibe, farmaci che vanno usati soltanto in casi eccezionali, che hanno il loro effetto e modificheranno sicuramente l'impatto della medicina sul paziente. Un centro, il secondo in Campania, quindi un grosso punto di riferimento. A livello della SISA nazionale, le regioni che più stanno lavorando su questi farmaci sono la Lombardia e la Campania. Nella Campania il nostro centro di Salerno dovrebbe essere il secondo o il terzo per numero di pazienti che viene trattato con questi tipi di medicine. Professore, quale sarà il futuro dei farmaci biologici anti-PCSK9? È una nuova classe di farmaci, sono inibitori monoclonali di una proteina che prova a migliorare la qualità e la quantità delle recettori HDL che agganciano quindi il colesterolo cattivo, il colesterolo LDL, e lo portano all'interno dell'epatocite. Questo fa sì che questi nuovi farmaci inducono dei livelli bassissimi del colesterolo cattivo, un colesterolo cattivo che raggiunge anche i 50 mg decilitro. Questa condizione è salvifica in termini di qualità e quantità della vita, in particolare dei pazienti che hanno già avuto un infarto. Per questi pazienti ridurre il colesterolo, oltre le linee guida che fino adesso ci avevano raccomandato il valore di meno 70 mg decilitro, hanno invece evidenziato che scendere anche al di sotto di questo 70 e raggiungere intorno a
40 mg decilitro riduce del 15% entro un anno la mortalità cardiovascolare di questi pazienti. I costi restano comunque elevati per questo tipo di farmaci? Sono elevati, le nostre autorità regolatorie autorizzano la prescrizione in rimborsabilità solo in quegli sfortunati pazienti che mantengono, nonostante la terapia classica con statine, livelli molto alti di colesterolo LDL. Oggi credo superiore a 100. Oggi credo che le evidenze scientifiche licenziate in occasione dell'ultimo congresso americano, che è il famoso studio Odyssey Outcome, con uno degli ultimi nati inibitori PCSK9 che si chiama alirocumab, autorizzano a rivedere al ribasso il target da raggiungere dopo un evento coronarico acuto, in particolare se si tratta di pazienti che hanno avuto un infarto ma sono a rischio particolare di recidive, e sono i pazienti che hanno più di 65 anni, i pazienti che hanno il diabete, i pazienti che hanno una malattia anche delle arterie periferiche delle gambe, piuttosto che i pazienti che sono al secondo evento. Bene, per questi pazienti è ragionevole che il colesterolo sia mantenuto il più basso possibile. Tra le patologie del cuore più diffuse non possiamo non parlare dello scompenso cardiaco, che ha una mortalità superiore a quella dei tumori e rappresenta la prima causa di ricovero in ospedale per chi ha più di 65 anni. Fortunatamente la medicina ha fatto passi da gigante ed oggi, grazie ai progressi nel campo della biomedicina, anche quelle persone che non rispondono alle cure farmacologiche possono essere trattate con successo. Non dimentichiamoci però della prevenzione: uno stile di vita sano e attivo è la prima medicina per evitare problemi al nostro cuore. Ma che cos'è lo scompenso cardiaco? Scompenso cardiaco possiamo definirlo come un'improvvisa cedimento della funzione cardiaca, cioè il cuore non riesce più a rispondere alle esigenze normali, per cui va in affaticamento e si dilata e la sua funzione contrattile si riduce. Ci sono dei campanelli d'allarme? Sicuramente. La dispnea, cioè l'affanno del paziente che prima si verifica per uno sforzo eccessivo e poi via via la tolleranza allo sforzo diminuisce sempre di più fino ad arrivare alla dispnea, all'affanno e al riposo durante la notte. Quali sono le cause? Le cause sono tante. Innanzitutto l'età anziana è una delle cause fondamentali, poi il diabete, la malattia aterosclerotica delle coronarie, l'ipertensione arteriosa, trattamenti chemioterapici e tanti altri. Trattamenti per questo tipo di patologia? Ma i trattamenti sono tantissimi. Consideriamo che lo scompenso cardiaco è la prima causa di accesso ospedaliero ed è la prima causa di dimissione, cioè i più frequenti casi di dimissione si hanno per pazienti con scompenso cardiaco. I trattamenti sono tanti. Innanzitutto abbiamo farmaci recentemente introdotti in commercio che danno un buon aiuto al paziente, ma è soprattutto la presa in carico del paziente con scompenso quello che ci interessa in modo particolare, tant'è che da noi è stato instaurato l'ambulatorio dello scompenso, cioè il paziente una volta che viene dimesso non viene lasciato da solo e lo prendiamo in cura noi nel nostro ambulatorio e viene seguito nel follow up. I trattamenti sono tanti, chirurgici, impianto di defibrillatore, fino ad arrivare nei casi estremi al trapianto cardiaco. I fattori di rischio delle patologie cardiovascolari sono molteplici, da quelli ambientali a quelli costituzionali e di tipo genetico. I principali fattori di rischio sono rappresentati dall'ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, diabete mellito, tutti i fattori che provocano la disfunzione dell'endotelio. L'endotelio è quella parte interna dell'organo che della nostra struttura vascolare, che non rappresenta soltanto la barriera tra la componente ematica e la componente muscolare del vaso, ma rappresenta un organo perché produce l'ossido nitrico, che è il maggior determinante del benessere cardiovascolare. E poi invece abbiamo quella componente ereditaria, ancora quelle legate al sesso, che rappresentano quei fattori purtroppo non modificabili. Professore Vecchione, nell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno, lei dirige la cardiologia riabilitativa, di che cosa si tratta? Noi da qualche tempo siamo partiti con questo progetto in collaborazione con i nostri colleghi ospedalieri, proprio per questa integrazione ospedale-università che rappresenta oggi un obiettivo importante nel nostro programma. Abbiamo l'ambulatorio di prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma seguiamo anche quei pazienti che vengono dimessi dal nostro stesso reparto.
Quali sono i pazienti che ricoveriamo nel nostro reparto? Sono i pazienti che hanno subito interventi di revascolarizzazione miocardica, sia chirurgica o mediante praticamente angioplastica, pazienti con scompenso cardiaco cronico, pazienti quindi che cerchiamo di migliorare la loro attitudine allo sforzo e soprattutto rimetterli nella vita quotidiana. In particolare i pazienti operati dopo l'intervento hanno una serie di complicanze, complicanze legate chiaramente al dolore nell'espansione della gabbia toracica, e quindi noi lavoriamo con questa riabilitazione cardiorespiratoria proprio per cercare di alleviare questi sintomi, ma soprattutto per il ripristino di quelle condizioni fisiologiche che permettono il benessere del paziente e quindi lo facilitano il loro ingresso nella vita quotidiana. Il Dipartimento Cardiotoraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno costituisce il core, in quanto con la cardiochirurgia, cardiologia e la chirurgia vascolare effettua quelli che sono gli interventi più all'avanguardia. Mantiene costantemente un livello di operatività notevole, facendo fronte anche da un punto di vista sociale a tutte quelle che sono le esigenze di tutti gli altri ospedali della provincia e mi consentano anche della regione, perché molte volte siamo in supporto anche agli altri ospedali del napoletano e del resto della provincia. Più volte infatti ne hanno parlato i media in modo positivo. Certo, perché appunto in queste condizioni nelle quali dopo tanti anni di commissariamento e quindi di riduzione di tutte quelle che sono state le risorse a disposizione, con un grande sforzo da parte di tutti gli operatori indistintamente si è riusciti a mantenere in condizioni di estremo disagio un elevatissimo livello qualitativo e quantitativo di attività.